Uomini e donne oggi, Gemma dice ti amo a Giorgio, la cena insieme. Oggi uomini e donne, trono over, Gemma e Giorgio a cena insieme, lei ancora innamorata. Oggi va in onda il trono over. In questa nuova puntata di Uomini e Donne vedremo al centro dell'attenzione Gemma e Giorgio. Dopo la scorsa registrazione, la Galgani si è sfogata con la redazione, dichiarando che il bacio a manetti le ha fatto tornare alla mente alcuni dolci ricordi del passato trascorso insieme a lui. Si passa poi al video della cena tanto attesa dalla dama di Torino con il gabbiano. I due si incontrano nel ristorante in cui sono andati la prima volta che sono usciti insieme. Il cavaliere del parterre maschile si complimenta con la signora per la sua eleganza, mentre lei si lascia andare ad una sorprendente dichiarazione. A grande sorpresa, la Galgani rivela di aver capito di essere ancora innamorato di Manetti. Nonostante la dichiarazione d'amore di Gemma, Giorgio non è intenzionato a tornare indietro nel tempo e non cambia atteggiamento nei confronti della dama. I due si salutano e lei finisce in lacrime a causa del rifiuto ricevuto dal suo ex. In studio, Maria spiega alla Galgani che il cavaliere non sembra disposto a tornare insieme a lei, ma la dama è convinta che lui sia un po' troppo controllato nelle reazioni. Intanto, Tina e Gianni si chiedono come inizierà a relazionarsi agli altri uomini del parterre ora che si è dichiarata per il gabbiano. Di fronte a tale domande, viene fatto entrare Guido, uno degli ultimi spasimanti della dama di Torino. Trono over uomini e donne, tutti contro Gemma Galgani. E mentre Giorgio continua a ribadire che da parte sua non ci sarà alcun tipo di ripensamento, entra in studio Guido. Il cavaliere è molto arrabbiato e accusa Gemma di usare le persone a suo piacimento. Lei non credo sia così e attacca l'uomo. Intanto, Gianni e Tina hanno notato alcune strane smorfie da parte di Anna e le chiedono il motivo. E molti sono ancora convinti che lei sia innamorata di Manetti. Nel frattempo, Giorgio e la Galgani potrebbero essere prossimi a lasciare la trasmissione.